Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio proporvi di farvi vedere come installare una dashboard sul vostro cellulare in modo molto semplice e soprattutto in modo molto gratuito. Ho scelto Sitemap perché me l'ha consigliato un amico mio, perché è gratuito ed è molto versatile, soprattutto con tante utility che possono essere utili mentre uno guida durante una simulazione di guida. Quindi ringrazio tantissimo Francesco perché mi ha dato una mano e perché mi ha consigliato come fare per installare. Questo tipo di applicazione si installa sia su tablet che su cellulare. Io ovviamente sto parlando della versione Android, so che comunque funziona anche su iOS, se non sbaglio, su iPhone, insomma. Ed è molto semplice e non ha bisogno di una doppia installazione sulla periferica, perché Sitemap si praticamente interfaccia sui vostri cellulari o sul vostro tablet tramite semplice browser. Quindi funziona solo sul PC che fa da server in pratica. Allora, cosa bisogna fare? Andiamo a vedere direttamente su il computer. Sul nostro PC cosa bisogna fare? Bisogna andare su simapdash.com, andare nella sessione download, scaricarvi la vostra bella applicazione che è circa 250 MB. Fatto ciò, basta scomprimere il file che è zippato, eseguire l'installazione, seguire le istruzioni e morta lì. Dopodiché, quando il programma è installato, vi compare questa piccola iconcina, basta cliccarci due volte e a questo punto è praticamente tutto configurato automaticamente. Quindi se avete un firewall oppure un antivirus che vi dice mi consenti di far accedere Sitemap, bisogna ovviamente autorizzare l'accesso e qui vi ritrovate praticamente con tutta quella che è le possibilità che ha questo sistema qui, questo programma qui di Sitemap. Ovviamente non andrò a vedere tutto, ma vi faccio vedere quello che ci interessa a noi per poterlo appunto avere sul cellulare. Quindi basta andare su Dash Studio qui a sinistra e qui bisogna andare a selezionare quelle che sono le dashboard disponibili. Ovviamente si possono personalizzare, anche qui non mi attarderò nelle spiegazioni perché insomma se ne trovano già sul web belle che pronte. Vi dico soltanto come bisogna fare. È semplicissimo, ne scegliete una, io per dire ne ho scelta una che mi piace tantissimo, che ho scaricato e infatti me la ritroverò sicuramente nelle prime qui. Ad esempio la Philips Dash 5 Multi, in cui si ha la possibilità di avere più informazioni sul proprio cellulare, basta andare a sfogliare come se fosse una semplice pagina internet sul proprio telefonino. Quindi che cosa faccio? Basta che faccio inizia e qui mi propone a finestra, in un monitor secondario, in un monitor specifico oppure nel telefono o tablet. Perché? Perché se uno ha un triplo screen o un doppio screen può dire mandami tutte le informazioni sull'altro screen, oppure se io dico nel telefono o tablet ci clicco sopra e mi propone un QR code. Il QR code dà la possibilità appunto di reperire quello che è l'indirizzo internet del browser per poter andare appunto a vedere la dashboard sul proprio telefonino. Oppure basta andare, come faccio io, manualmente sul proprio browser e inserire quello che è l'indirizzo IP che propone appunto Dutch Studio Mobile. Quindi io lo inserisco qui 192.168.1.51 con i due punti e 8888 perché è la porta di comunicazione. E cosa si apre? Questo, signori. Cioè praticamente sto vedendo Sitemap direttamente sul browser, perché me lo propone appunto il sistema. A questo punto cosa faccio? Vado a selezionare la dashboard che mi interessa e posso assolutamente avviare. Ad esempio, ho avviato Assetto Corsa. Quindi me lo metto in full screen e come vedete mi dice loading. Perché? Perché sta aspettando i dati appunto di Assetto Corsa. Quando sarà caricato, poi vedremo la dashboard nella sua intera funzionalità. Quindi io avvio una pista, un'auto così a caso, in modo tale appunto da farvi vedere che cosa si può ottenere. Ovviamente poi sul cellulare si può fissare tranquillamente sul volante, ad esempio, oppure accanto, potete fare insomma un supporto specifico e come vedete, guardate, io se avvio,
Ecco qua quello succede, appena inserisco la marcia è praticamente istantaneo e questo ovviamente dipende dalla vostra connessione perché io sono collegato in wifi, più è rapida ovviamente meno avrete latenza. Io se, infatti se accelero, vedete che funziona. Ora, se io voglio informazioni diverse, basta che sfoglio e come vedete, questa che è una multi dashboard, mi dà tutte le informazioni. Quindi è veramente semplicissimo da installare, è semplicissimo da utilizzare. E che cosa mi dà? Mi dà, diciamo, delle informazioni in modo molto più diretto rispetto a quelle che possono essere le applicazioni che uno deve andare a scherma a cercarle. Se uno se lo posiziona davanti, magari riesce ad avere quelle che sono le informazioni che servono ed è poi una figata. E questo è solo un esempio di dashboard, perché ce ne sono tante altre, ce ne sono altre in cui vi è la possibilità di avere la leaderboard con la mappa, di avere i delta, di avere insomma qualcosa in più, e CMAP è anche compatibile con l'Arduino. Quindi ragazzi si possono fare un sacco di cose. Quello che mi interessava farvi sapere è che con praticamente nulla, ed un cellulare che penso che insomma tutti ce l'hanno ormai di questi tempi, si possono avere un accessorio in più che oltre a essere figo può essere anche utile ed interessante. Vorrei ringraziare nuovamente Francesco per la disponibilità e per avermi aiutato e il suggerimento appunto per l'installazione. E soprattutto vorrei ricordarvi, ragazzi, che domani sera c'è il gran finale del campionato Ferrari 488 GT3. Vi aspetto, spero numerosi, per assistere a questa finale tra Fabrizio Nincini e Elia Misculini per il primo posto. Diciamo che la classifica gli dà ragione a questi due in questo momento, ma c'è anche la sfida per il terzo posto, Michele Soncini e Samuele Cavagnino. Insomma, ci sono tanti piloti che comunque lottano per dei posti in alta classifica. Quindi spero di ritrovarvi domani sera a partire dalle 21 per la live. Sarò questa volta insieme sempre a Luca Lazzarato, ma anche ad Alessandro De Luca, appunto per commentare questa ultima gara di questo campionato. Rimanete anche sintonizzati perché siamo già pronti per un prossimo campionato. Questa volta però ci saranno delle sorprese, non vi anticipo nulla, farò sicuramente un video dedicato. Io vi ringrazio tantissimo ancora per avermi seguito e ovviamente se il video vi è piaciuto, pollice in su, lasciatemi un commento, non esitate ad iscrivervi, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, soprattutto domani sera alle 21. Da Fabrizio è tutto, ciao!